Sport in famiglia, settima edizione Laghetto dell'Euro, l'unico evento terra, cielo, acqua nel cuore di Roma. Quindi una giornata indimenticabile, un grande convegno che inizierà e darà il via a questo evento. Incontriamo Emilio Minuzzo, vicepresidente nazionale dell'ASI. Grazie di essere qui, di aver dato appunto il via e la partenza a questo evento così straordinario. Prego. Grazie a voi, sì, è davvero una giornata speciale per una manifestazione speciale. Noi siamo particolarmente onorati di far parte di questo staff organizzativo ormai da 4 anni, una collaborazione che è stata sempre crescente negli anni. Queste sono le manifestazioni, io le definisco particolarmente adatte all'attività di un ente di promozione sportiva. Ovviamente lo dice il termine stesso, questa è promozione pura, quindi circa 60-70 discipline messe a disposizione della popolazione romana e non solo. Abbiamo numeri importanti come visitatori, quindi visitatori anche da diverse province laziali. È una manifestazione unica nel suo genere, molto ben organizzata come stiamo dicendo, e siamo convinti che anche l'edizione 2018 ci darà grosse soddisfazioni. Quindi 9 giorni di ingresso gratuito, oltre 50 discipline, federazioni, enti di promozione sportiva, campioni nazionali e internazionali. Assolutamente, è un open space allestito nel migliore dei modi, ogni anno ci sono delle novità, quest'anno abbiamo anche un settore giochi sportivi che presenterà delle attrezzature davvero uniche nel loro genere, abbiamo un'attività per quanto riguarda ASI molto virtuosa che è un'attività equestre, quindi avremo una promozione con dei mini pony per tutti i 9 giorni, abbiamo attività marziali, insomma diverse discipline presentate direttamente al nostro ente, che oltre a presentare appunto direttamente le discipline coordina un po' tutte le attività della manifestazione. Grazie dottor Minuzzo, e non solo questo, abbiamo anche l'extra sportivo, abbiamo un'attività ASI spettacolo, il cui direttore, il cui tuttofare, il cui tutto è Ennio Dovrandi. Ciao Ennio. Allora sì, io sono responsabile di ASI Spettacolo, questa nuova realtà dell'ASI, mancava, non c'era, io l'ho fatto questa proposta ed è nata, e quindi è nato ASI Spettacolo per dare la possibilità a tutte le persone che hanno dell'arte di poter fare attraverso poi un grande casting che faremo nazionale, entrare in un albo artistico. Fantastico, e via allora, partiamo in partenza per questi 9 giorni meravigliosi a Roma, una Roma in fermento in questi momenti. Fermento straordinario, sport in famiglia, già un titolo meraviglioso in se stesso, sport in famiglia, perché già stare in famiglia è uno sport. E noi già siamo una famiglia, uniamoci sempre di più affinché siamo sempre più stretti, più vicini, affinché tutte le famiglie siano sempre più unite. Con lo sport, che è la cosa più importante, date ai figli, fate fare ai figli lo sport, che è la cosa più importante per la vita di un individuo. E adesso perché non andiamo a chiamare Fabio Bertolacci? Fabio Bertolacci, che ti devo dire, è l'onnipresente. Fabio Bertolacci secondo me è il Bonifacio III dell'età del Medioevo, quando diceva che era la quinta essenza del divertimento dell'arte, quindi Bonifacio III lo equivalgo a Fabio io. Tutti i giovani qui al Circolo Galateri Incontriamo il Deus Machina di questa manifestazione, il Fabio Bertolacci, che ricordiamo appunto è delegato della Federazione Nazionale Moto Nautica. È un ex campione di offshore, quindi ti sei con tanta enfasi, con tanto entusiasmo, hai avuto la possibilità di organizzare questo evento che veramente è straordinario. Sport in famiglia, un momento di partecipazione, di incontro, di socializzazione e quant'altro. Sì, sport in famiglia è un evento che ormai facciamo da 7 anni e... è una grande palestra outdoor dove la gente può praticare quasi 60 discipline sportive, tutte in forma gratuita, ma che dire, è un po' che quando il campione appende il casco al chiodo, che fa?
invece di trastularsi a casa, ha deciso di organizzare questo grande evento e grazie a collaborazioni importanti come Neuro SPA e lo stesso ASI e altri enti di promozione hanno reso possibile questa manifestazione. Quindi le grandi emozioni di atleti, di tanti, sono diventati veramente patrimonio, un patrimonio che ci dà delle grandi emozioni, perché lo sport, come dicevo prima, è essenziale per tutti e tutti dovrebbero avvicinarsi allo sport. Io vorrei veramente cercare di responsabilizzare le famiglie affinché possano aiutare a portare i loro figli ad effettuare degli sport diversi l'uno dall'altro, quali siano, ma l'importante è che facciano sport. Dal 21 aprile al 1 maggio potranno far questo, ma è detto una cosa importante, lo sport può avere un ruolo importante, per me ha rappresentato uno stile di vita, un pensiero, un'educazione, ma soprattutto valori, quei valori che servono a superare i momenti difficili, a non esaltarsi nei momenti delle vittorie, a non abbattersi nei momenti delle sconfitte e affrontare purtroppo questa dura realtà di questo secolo che ormai vive una fase di declino nei valori, declino nel lavoro, ed ecco perché noi attraverso Sport in Famiglia coinvolgiamo 200 ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro, che vuole insegnare a loro alcune cose importanti, oltre a quello che ti ho detto anche il sacrificio. Nulla si ottiene senza il sacrificio, senza l'impegno, senza la determinazione. I giovani hanno molte ragioni, li dobbiamo ascoltare perché questa società è frutto del nostro lavoro, bella o brutta che sia, penso più brutta attualmente, è responsabilità nostra, a noi il compito di ascoltarli per cercare di individuare le loro esigenze, le loro problematiche e capire dove lavorare. Perché noi siamo degli stakeholders, dei portatori di interesse, naturalmente sano, e per questo dobbiamo capire quello che la nuova società ci richiede e dobbiamo impegnarci affinché ciò avvenga. Io credo che Fabio tu sia veramente un grande punto di riferimento per i giovani e non solo, e ti ringraziamo per questo. Nel contempo volevo evidenziare questo Free Press di cui tu sei l'artefice, dove sono elencate tutte le discipline, dove sono elencate tutte le attività sportive, quindi sport in famiglia forever. Ma soprattutto dietro una bella piantina che serve a voi per andare in giro e cercare le discipline sportive che più vi aggradano. Quindi sport, fitness, benessere e molto altro, il villaggio, sport in famiglia. Grazie. Un saluto, grazie. Dal 21 aprile al 1 maggio. Grazie Fabio, grazie. Io esisto ogni volta che vedo negli occhi di Francesco la voglia di volare. Io esisto quando guardo il suo cuore battere e lo guardo davvero perché i suoi muscoli sono così sottili. Io esisto anche se la malattia genetica di mio figlio è così rara da non interessare a molti. E quando non interessi a molti, non esisti. Io esisto. Io esisto. L'AIL realizza anche scuole in ospedale per permettere ai bambini e ai ragazzi ricoverati di non perdere il contatto con la realtà esterna. Noi insegnanti li aiutiamo a rispettare i programmi scolastici e soprattutto cerchiamo di dare loro un segno di normalità in un momento tanto difficile della loro vita. L'ospedale si è avvicinato molto ai piccoli. I bambini in ospedale possono usare la fantasia, divertirsi, giocare e anche studiare. Insomma, possono sentirsi proprio come a casa. I volontari ABIO, associazione per i bambini in ospedale, da 30 anni sono negli ospedali italiani per renderli più caldi e accoglienti. Giocare aiuta a guarire. ABIO lo sa da sempre. Sostienici anche tu. Sono Gigliola Burattini, sono il consigliere ADM Roma e noi siamo molto felici di partecipare a questo evento Sport in Famiglia. E noi ci occupiamo di reclutare, diciamo, giovani che sono disposti a donare il midollo. Oggi voglio raccontarvi la storia del mio amico Davide. Davide è un ragazzo normale, uno di quelli sempre cordiali, che giocano a pallone, sempre pronto ad aiutare un amico in difficoltà.
Insomma, un ragazzo come gli altri, almeno da fuori, perché dentro era molto diverso dai ragazzi comuni, aveva qualcosa che non funzionava, questa cosa si chiamava leucemia. Questa è la camera di Davide, questa è la mamma di Davide, questo è il papà di Davide, questa è la bicicletta di Davide. Purtroppo però non tutte le storie sono a lieto fine. Ma la storia che vi sto raccontando è una storia speciale, perché qualcosa di magico è successo e il primo passo è stato un semplicissimo prelievo di sangue. Qualcuno, grazie a questa semplice azione, ha regalato un lieto fine alla nostra storia. Con un prelievo di sangue puoi salvare una vita. Per tutte le informazioni www.admo.it. Regala un lieto fine ad un'altra storia. Ci sono cose che non puoi fare, ma ci sono anche cose che non pensavi di poter fare. Hai stoffa? Non ce l'hai? Non importa. A noi non importa. Quello che conta è che tu ci provi. Lo sport è la chiave per il tuo riscatto e ti porterà a varcare confini che neanche immagini. Niente è davvero difficile se lo si divide in tanti piccoli pezzettini. Puoi accettare il fallimento, ma non puoi accettare di non provarci affatto. Il dolore che senti oggi è la forza che sentirai domani e in ogni sfida che incontri vi è possibilità di crescita. E noi di AISA Sport lo sappiamo bene. Da sempre ci occupiamo di sport e disabili, perché sappiamo che essere felici non significa che tutto sia perfetto. Vuol dire di aver deciso di guardare al di là delle proprie imperfezioni. Focalizza le tue energie. Fallo con AISA Sport. Sono Antonio De Lucia, presidente della Federazione Italiana Dragon Boat, che da lungo tempo, dagli anni 90, ha sede sul laghetto dell'Eur, e tutti gli sport della pagaia, canoa olimpica, canoa polo, dragon boat eccetera, sono all'interno di questo grande evento dello sport in famiglia che ha raggiunto la settima edizione.